Affrontiamo un tema serio, quindi ci vuole un look molto serio. Ora, qual è il problema? Ho visto un video che spiegava come si legge la bolletta del gas e loro associavano il fatto di capire come si legge la bolletta del gas al risparmio. Perché si deve fare questa disinformazione? Tu sai leggere a memoria la bolletta del gas? Benissimo. Ma il fatto che il gas costi 3 euro al metro quadro, per quanto tu sia in grado di leggere bene una bolletta, non ti farà spendere di meno. Si dice evitate gli sprechi, benissimo, evitiamo gli sprechi, ma non può neanche dire a chi è abituato come me ad alzarsi tutte le mattine e fare la doccia, no, da quest'inverno per risparmiare, devi rimanere zozzo e non lavarti più. Oppure, se tua moglie deve cucinare, non è che puoi dirle no, non cucinare più perché usiamo solo il microonde perché il gas costa troppo. Non so se sei d'accordo, ma a volte certi media sembrano voler attribuire le responsabilità ai cittadini e ai consumatori. Ragazzi, non è così che funziona. Cioè, se la bolletta è troppo cara, non è colpa del consumatore se la bolletta è troppo cara. Sei d'accordo? Metti mi piace, seguimi, scrivimelo nei commenti. Un saluto a tutti da Marco Faio, esperto del fotovoltaico. Così sono più serio, ma non so se spaventerò di meno i vostri bambini. Non lo so. Ciao a tutti.